Carissimi, un caro saluto, un abbraccio a tutti gli amici, a tutti voi. Cari amici, fratelli e sorelle, eccoci a voi per questo 14° appuntamento. Un caro saluto, un benvenuto a tutti voi. Sì, e poi un pensiero speciale stasera lo facciamo per il nostro magnifico rettore, Anna Tamburini, perché guarisca presto. Perché insomma, senza di lei ci sentiamo un po' orfani anche in questa Parecchio, trasmissione. parecchio. E quindi le auguriamo veramente una Pronta prontissima guarigione. guarigione. Eccoci qua. E un caro saluto chiaramente anche a Enrico Ballantini, che Sì. ringraziamo sempre Anna e Enrico per aver accolto Sì. questa testimonianza legata ad Angeli in Sì, per astronave. questo servizio che fa veramente con amore e con grande competenza. Bene. Professionalità, sì. Sì. Allora, cominciamo Sì. a dire qualche cosa. Vediamo che cominciano ad arrivare i nostri amici sulla chat. Aspettiamo magari un attimo il tempo che si colleghi. Noi dovrebbe esserci, eccoci anche Enrico, vediamo. Ciao Enrico, vediamo. Dovrebbe anche Anna dovrebbe riuscire a seguirci almeno per una prima parte. Faccio un E farci un salutino. salutino in chat almeno. Bene, bene. Ok, allora Vogliamo vogliamo. iniziare? Sì, facciamo come Ecco. sempre un piccolo riepilogo di Allora, quanto è stato detto la scorsa questo volta. spetta a te. Sì. L'appuntamento che abbiamo svolto appunto lo scorso mese, dove, nel quale Giorgio ci ha raccontato di un incontro molto importante, l'incontro che avvenne nella cosiddetta Grande Pianura, tra i campi di grano, dove Giorgio è stato condotto in contatto cosmico dall'Arcangelo Raffaele. Insieme ai suoi amici sono giunti appunto in questo campo e subito dopo avevano visto passare nel cielo varie formazioni di dischi. Quindi Giorgio ci ha detto che si erano addentrati nei campi dove avvenne l'incontro con la Signora dello Spazio, possiamo anche definirla la Donna Sublime che ha La dato madre, la madre Madre Celeste, universale. sì, un bellissimo, importantissimo incontro. E in quell'occasione Giorgio ha raccontato anche di un episodio che è accaduto ad uno dei ragazzi che era con voi, uno dei vostri amici, che praticamente ha cominciato a vibrare in tutto il corpo e questo è stato, poi è stato spiegato dagli angeli e dalla madre stessa, che questo è stato proprio un effetto di questo incontro specialissimo con la Madre Celeste, quindi un segno dell'avvicinarsi dell'astronave che recava proprio la Signora Celeste. Come ci ha detto Giorgio, appunto, la madre è stata accompagnata da Raffaele, Fircon, Orton, Calna e Ilmut, quindi questi specialissimi fratelli del cielo. Giorgio e gli amici furono colpiti dalla bellezza, dalla maestosità della Signora venuta dallo spazio, che mostrava circa 25 anni, e poi c'è stato un dialogo molto importante, dove la Madre Universale ha detto delle cose molto accurate sui Sì. tempi che sarebbero arrivati, e sulle cose che già stavano accadendo allora, ma che poi sarebbero arrivati. Ma allo stesso tempo, oltre a dare degli avvertimenti, ha dato soprattutto un messaggio di speranza, valorizzando sul piano spirituale dell'amore ogni piccola cosa che ciascuno di noi fa nella vita quotidiana, come può contribuire Con amore. al piano di salvezza, possiamo dire, proprio con anche piccoli gesti fatti con amore nella propria vita. Quanto facciamo, ella disse che quanto facciamo ogni giorno nell'amore e nel cammino interiore porta benefici all'umanità, a tutti i livelli, quindi non soltanto sul piano spirituale, ma anche sul piano umano e su tutti i livelli. Poi il discorso della madre si è inoltrato in una realtà apocalittica attuale e non ha nascosto i reali rischi che stiamo correndo sulla Terra. E allo stesso tempo ha dato indicazioni pratiche del comportamento giusto da tenere, ha dato anche un input, possiamo dire, ha sottolineato l'importanza e il valore della preghiera e anche della preparazione proprio interiore in ciascuno di noi in vista del nuovo tempo che presto ormai ci sarà, è alle porte. Poi ha parlato anche di protezioni per gli uomini che vivono in contatto con le realtà celesti e
e come questi possono essere dei veri e propri canali di salvezza per altri fratelli, a partire dalle persone più vicine, ma anche a persone che non conosciamo sul piano umano, perché tutto quello che noi facciamo nel bene, poi il cielo lo fa, possiamo dire, Lo lo distribuisce distribuisce a tutti, lo distribuisce a specialmente tutti alle che persone che ne per hanno più qualche motivo ci bisogno. sono legate. Certo. Insomma, è stato un vero e proprio dialogo intenso, accurato, lungimirante, proteso ad assicurarci, comunque nell'impegno sincero di costruire con lei e con loro il nuovo tempo sin da adesso. Questo è stato un invito della madre, proprio invitare i suoi figli a costruire con lei e con tutti loro questo nuovo tempo e poterlo fare sin da adesso, nell'attesa chiaramente del ritorno di Gesù che farà nuove tutte le cose con tutti gli uomini di buona volontà. Ecco, questa sera Giorgio ci parlerà del capitolo 11° del libro Angeli in astronave, che ha come titolo Il prodigio del sole. È un capitolo molto breve, ma possiamo dire denso di significati. Quindi a te la parola per portarci Grazie, questa tua grazie Pamela, testimonianza. Grazie a te. grazie per questa premessa che così può informare anche coloro che la volta scorsa Non hanno potuto non hanno potuto seguire. seguire, anche se sinteticamente. Allora, dicevo, carissimi, che il 29 agosto 1980 udì la voce dell'Arcangelo Raffaele in contatto cosmico. Questo era il modo che loro usavano per contattarci quando non si manifestavano, ecco. E quindi l'Arcangelo Raffaele mi disse che io e gli amici che partecipavano in qualche modo a queste esperienze avremmo dovuto recarci sul Bracco, cioè il passo che c'è tra i monti del passo che c'è tra La Spezia e Genova, tutti lo sapete, perché là avremmo avuto una manifestazione, mi disse, della loro presenza. Ecco, e allora lo dissi a Tina e con qualcun altro di loro prendemmo l'automobile e uscimmo al casello autostradale di Levanto. Ecco, era una giornata non delle migliori, insomma, non era proprio. E quindi c'era anche umidità. L'umidità, quando si sale un po' in alto, insomma, ci fa sentire un po' freddo, eh? Quindi c'era un po' questo disagio. E comunque noi aspettammo diverse ore, ma non succedeva niente. Quindi io fui preso un po' dal dubbio, dico, forse avrò frainteso qualche cosa, forse ho capito male, forse non era oggi il giorno. E quindi, insomma, ci fu un momento in cui dissi agli amici, se volete ce ne andiamo, mi dispiace, dico, che non si siano manifestati, dico, non abbiano dato questo segno della loro presenza, probabilmente o ho capito male io o ci sono dei motivi per cui loro hanno cambiato forse il programma, cioè non sapevo proprio cosa Pensare. pensare, no? E a questo punto però riudii la voce di Raffaele, il quale ogni tanto amava dirmi, uomo di poca fede, ti perdi per così poco, no? È stato un grande allenamento anche questo, ad avere sempre fede e fiducia, perché questo sarebbe servito poi, in questi tempi serve tantissimo avere fede e fiducia, perché insomma ci sono dei momenti in cui tutti noi abbiamo degli smarrimenti, abbiamo delle angosce che ci vogliono mettere a sedere o sdraiare, come si dice, no? Ecco, e allora praticamente con questa frase di Raffaele, uomo di poca fede, ti perdi per così poco, io mi sono rianimato, ho detto allora stiamo qui, rimaniamo, anzi siamo saliti ancora più in alto, perché chissà perché in questi incontri anche salire in alto sulle montagne dava l'idea di avvicinarsi di più al cielo, no? Anche se poi loro vengono anche più in giù, chiaramente, sono sempre in mezzo a noi. E quindi a questo punto ricordo che il sole si affacciò e cambiò anche un po' la temperatura, cioè cominciamo a sentire un calore che ci faceva stare a nostro agio, perché
come ho già detto altre volte, c'era sempre una partecipazione delle loro manifestazioni con quelle della natura. Cioè, anche se il tempo non era dei migliori, però quando loro si manifestavano avveniva sempre un aggiustamento, un'apertura anche atmosferica del tempo, insomma, ecco. E quindi anche il sole, mi ricordo che si affacciò ben bene. E ci fu una nostra che era presente che gridò: "Guardate il sole, no?" E tutti guardammo il sole. E cosa succedeva? Succedeva che davanti al sole c'era un grande disco rotondo che girava vorticosamente, e quindi era uno spettacolo veramente straordinario, cioè vedere questa cosa rotonda, diciamo, che davanti al sole, come un piatto rotondo che girava, girava, e faceva diminuire la luce anche nell'ambiente dove noi ci trovavamo, e quindi io non lo nascondo, ho avuto anche un po' di timore, no? Dico: "Oddio, il sole che gira, cosa so?" Anche perché non capivo cosa fosse, dopo ce lo spiegarono. E poi anche nella seconda parte di questa manifestazione, quando questo disco, che era un grande disco che girava, si è spostato e ha lasciato vedere quindi maggiormente il sole, e anche la luce si è rialzata, abbiamo capito che era un grande disco volante che si era frapposto tra noi e il sole. Ecco, e comunque tutto questo ci dava una sensazione di un messaggio apocalittico, di un messaggio, insomma, nel sole, quindi un messaggio veramente universale, no? Questa sensazione era una coscienza che ci veniva trasmessa anche attraverso questa manifestazione. Ecco, e quindi mi ricordo che sempre su invito di questa sorella ci mettemmo a pregare, recitammo il Padre Nostro, recitammo. E recitando il Padre Nostro di fronte a questa manifestazione straordinaria, è chiaro che noi abbiamo provato una commozione, cioè. Era come se, anche se non c'erano messaggi detti a parole, eccetera, era come se il Padre Celeste si comunicasse a noi in qualche modo, in un modo così, diciamo, così forte, perché insomma era uno spettacolo molto forte, ecco. E quindi questa preghiera ci diede molto conforto e ci diede molta lucidità anche proprio circa le sensazioni che stavamo vivendo. E poi, come ho già accennato, questo disco si sposta più lateralmente fuori, non totalmente dal sole, e quindi lì abbiamo capito che era un disco grandissimo che si frapponeva tra noi e la visione del sole. Poi gli angeli chiaramente ci spiegarono e ci dissero che nel capitolo 12 dell'Apocalisse, Giovanni, che ha avuto le visioni, ha scritto l'Apocalisse, praticamente ha visto, gli è stata mostrata questa donna vestita di sole, con la luna sotto i piedi, coronata da 12 stelle, e quindi è chiaro che è l'immagine della Madre Divina, della Madre Celeste, della Madre Universale. Ecco, la madre di Gesù, la madre di tutta l'umanità nostra, ecco, la quale è vestita di sole, quindi è vestita di un grande potere di amore divino. E allora ecco che questo brano dell'Apocalisse, che ci venne spiegato poi dagli angeli, diciamo che accostò il fenomeno del sole che avevamo visto proprio a questo brano della Sacra Scrittura. E ce lo fece comprendere meglio, insomma, anche perché noi eravamo tutti digiuni di Sacra Scrittura, eravamo digiuni di tutte queste cose, quindi per noi erano tutte cose nuove, tutte cose sorprendenti che ci colpivano tantissimo. E poi, diciamo, raffrontate con queste manifestazioni, è chiaro che dentro di noi avevano una grande risonanza, no? Ecco. Poi successivamente abbiamo anche capito e saputo, perché eravamo al di fuori di questo, che nelle apparizioni mariane cosiddette, dove si manifesta la Vergine Maria, spesso c'è questa manifestazione proprio del sole. Medjugorje fa grandemente testo, sono migliaia e migliaia le persone
che a Medjugorje, oltre ad avere visioni della madre nel cielo, altre visioni di vario tipo, ma hanno visto proprio il sole roteare, il sole cambiare di colore, e hanno visto, diciamo, quello che videro i pastorelli, tre pastorelli di Fatima nel 1917, quando il 13 ottobre di quell'anno si conclusero le manifestazioni della Vergine, e praticamente si avverò quella promessa che la Vergine aveva fatto a Lucia e agli altri due bambini veggenti, i quali avevano chiesto alla madre un segno: dacci un segno che tutti possano credere che tu ti sei manifestata, che possano credere al messaggio così importante che tu hai dato sui tempi, eccetera, no? E Lucia lo annunciò, disse: guardate che poi ci sarà un grande miracolo, tant'è vero che stimano che presenti lì alla Cova d'Iria ci fossero almeno 70.000 persone. Adesso c'è chi dice di più, c'è chi dice 50.000, c'è chi dice 100.000. Comunque era un numero di persone veramente grande, anche perché allora tutti i mezzi di trasporto che ci sono oggi non c'erano, quindi persone che si sono spostate con mezzi di fortuna, con grandi disagi. Tra l'altro quel giorno pioveva fortissimo, no? Ecco, e anche lì il sole cominciò a ballare, a danzare, a spostarsi, a fare movimenti che non sono naturali, ecco. E poi il sole roteò, cambiò di colore, eccetera, e poi parve precipitare sulla terra, tant'è vero che molti gridarono alla fine del mondo e si buttarono in ginocchio, eccetera, no? E invece non era la fine del mondo, era solo una manifestazione che la madre, che è il volto materno del padre, voleva dare all'umanità per dare un messaggio sulla terra. Ci sono già state cose tanto spiacevoli e ce ne saranno anche di peggio, che la Madonna l'ha profetizzato, un periodo molto brutto del nostro tempo proprio, no? E noi purtroppo adesso abbiamo cominciato a viverlo pesantemente. Ecco, quindi il messaggio è proprio questo: noi, io, Madre Divina, noi stiamo in una posizione dove possiamo addirittura, come si può dire, fare delle cose oltre il naturale, cose miracolose, cioè noi possiamo fare delle cose che voi non potete fare. Quindi noi vi possiamo aiutare in una maniera che nessun essere umano può attuare, diciamo, può mettere in atto, no? Ecco, poi voglio ancora ripetere una cosa che ho detto altre volte, perché qualche volta ci arriva l'obiezione che dice: ma però questa Madonna, questa madre viene, dice, ad annunciarci sempre cose anche molto tristi, molto brutte. E la mia risposta è sempre la stessa: ma una mamma che è a conoscenza di cose brutte che fanno alcuni suoi figli e di pericoli che questi si stanno preoccupando, è chiaro che questa mamma non va lì a raccontare le fiabe dorate. Dice ai figli: attenzione, queste cose vanno cambiate, altrimenti succederà questo. Cioè si premura una madre, parlo di una madre terrena, di avvertire i figli e di dare a loro indirizzi e ammaestramenti affinché possano evitare, diciamo, delle brutte conseguenze. E questo è lo scopo di tanti messaggi mariani, che hanno proprio un tono apocalittico. Ecco, anche nella trasmissione scorsa, capitolo 10, dal titolo La Donna Sublime del libro Angeli e Astronave, come Pamela adesso vi ha ricordato, abbiamo detto la stessa cosa, cioè lei ci ha manifestato la sua tenerezza, il suo grande amore, la sua cura, ci ha spiegato che loro operano a monte, come non secondo le nostre logiche, perché gli angeli e tutto quello che sta lassù non si fanno coinvolgere nella violenza, nella spirale della violenza di questo mondo. Operano a monte, ma le loro strategie celesti, le loro operazioni sono, come ci diceva l'Arcangelo Michele, ci diceva, sono strategie vincenti, no? Ecco, è inutile vincere adesso delle piccole battaglie o delle battaglie dove il cuore dell'uomo non viene trasformato, dove il cuore dell'uomo rimane nelle sue ottusità, rimane nelle sue scelte sbagliate, nella ostinazione del male.
Abbiamo detto altre volte che il mare ha questa caratteristica di essere ostinato, dove il cuore dell'uomo, non essendo cambiato, anche se loro portassero delle vittorie, dopo l'uomo ricomincerebbe da capo a fare cose sbagliate. Perché? Perché l'uomo è stato creato, come dice anche Genesi, signore della creazione, ma non signore perché lui doveva sfruttare, deturpare la creazione a suo uso e consumo egoistico, eccetera, eccetera, no? O a uso di pochi, ma doveva servire la creazione perché la creazione questo servizio gliel'avrebbe reso in una maniera grandemente benefica, buona. Ecco, l'uomo invece poi ha voluto fare la scelta del bene e del male, eccola, il simbolo della mela, no? Il giardino di Eden non fu certo una mela, non può esserci tutto questo caos per una mela fisicamente. È chiaro che la scrittura si esprime anche per parabole e quindi noi le parabole le dobbiamo tradurre nella luce che lo Spirito di Dio ci dà per capirne il reale e vero significato. Ecco, quindi lo scopo di questa madre è proprio questo. E il prodigio del sole al quale noi abbiamo assistito e che a me, ma anche ai miei amici, chiaramente, ha fatto una grande impressione, perché poi io questa cosa l'ho vista anche dopo le esperienze del 1980 e anche non da solo, cioè ho visto il sole pulsare, muoversi, zigzagare, l'ho visto pulsare, vuol dire che si allarga e si restringe proprio come un cuore che pulsa, no? Infatti lo chiamano fenomeno del cuore, del sole pulsante, lo chiamano. E altre manifestazioni nel sole, è chiaro che queste sono manifestazioni che fanno una certa impressione, almeno a me fanno una certa impressione, perché vabbè, un terremoto fa grandemente impressione, un'alluvione anche, mi sono beccato sia l'una che l'altra, quella di Genova specialmente, ecco, però insomma i fenomeni nel sole, il messaggio è forte, è molto forte, ma è un messaggio che viene dal sole. Non viene dalle tenebre, non viene dal male, viene dalla luce. Dio ce lo manda, gli angeli, la madre ce lo mandano dal sole. E questo, diciamo, questo segno, questa manifestazione, ecco che la ritroviamo spesso in queste manifestazioni mariane. Perché si dice oggi anche in maniera laica che questo è il tempo della donna, il tempo in cui la donna ha un grande compito, si dice che il mondo si deve anche un po' Femminilizzare. femminilizzare, cioè troppo maschile è stato veramente un po' pesante, no? Ecco, e perché no? Ecco che il Padre Celeste manda a noi la madre, quella che Giovanni chiama la donna vestita di sole, e poi dice nella scrittura che questa donna vestita di sole ha la luna sotto i piedi. Cioè fa capire che è veramente la madre della creazione, che è la signora universale, è la madre divina. Ecco. E poi dice la Sacra Scrittura, sempre in questo capitolo 12 dell'Apocalisse, che la madre c'è una battaglia tremenda contro il drago. Non solo la madre, dice, ma anche i suoi discendenti, i figli di questa madre, coloro che le appartengono, devono combattere contro questo dragone. Simbolo dell'anticristo, simbolo di tutte le forze negative che ispirano gli uomini a fare scelte sbagliate, che mettono a rischio l'umanità sia spiritualmente che moralmente, che fisicamente, in tutti i sensi. Cose, scelte che possono devastare in maniera veramente irreversibile, come ci dissero gli angeli, una creazione così meravigliosa. Ma questa donna combatte contro il drago. Ma perché? Dice che lui fa guerra alla donna e alla sua discendenza della donna. Ma chi è la discendenza della donna? Allora, cari amici, voi avete nel cuore l'amore, soffrite quando vedete il male, quando vedete le violenze, i soprusi, quando vedete le cose brutte. Ecco, allora vuol dire che voi amate, vuol dire che voi volete il trionfo dell'amore. Trionfo della luce, il trionfo, no? Di questa fraternità universale della quale parliamo anche in queste nostre trasmissioni, in questi nostri incontri. E allora, chi è fondato nell'amore? Chi è sinceramente fondato nell'amore? Chi attende
un tempo universale dell'amore, ecco, questa è la discendenza della madre, perché la madre dell'amore, per definizione nelle scritture Dio è amore, la madre è amore, e quindi i messaggi ce li dà per amore, per aiutarci, per avvertirci, per farci capire il significato di tutto quello che sta succedendo. Ecco che quando l'abbiamo incontrata, chiaramente abbiamo provato un amore struggente, una tenerezza commovente, perché da lei emanava questo ed era impossibile non riconoscerla, non sentirla e non ricambiarla. Ecco, allora in questo capitoletto undicesimo, così breve, ma come diceva Pamela prima, molto, Denso, molto denso e significativo, significato. ecco che questo fenomeno, questo segno che ci è stato dato, ci riporta proprio alla madre divina, alla madre universale. Ci riporta ai nostri tempi, è un segno ormai apocalittico, cioè questi segni così forti Dio li dà quando l'umanità si trova veramente in pericolo e si avverte, si dice, non temete, non disperate perché chi ha potere di fare danzare il sole e di fare cose che sono assolutamente fuori dalla natura, è chiaro che ha anche il potere di salvarvi, e questo è il messaggio. Ecco, noi non facciamo messaggistica di sventura, non vogliamo essere profeti di sventura, assolutamente. Noi siamo solo testimoni di un messaggio che dice a tutti, anche se i tempi saranno brutti, anche se vi sentirete schiacciati dagli eventi, da ingiustizie, da cose brutte di tutti i tipi, guardate in alto, come diceva fratello Fircon, guardate in alto, più i tempi saranno così e più voi dovete alzare lo sguardo in alto verso il sole nel suo mezzogiorno, perché quando il sole arriverà nel suo mezzogiorno cambierà tutto. Questo è un grande messaggio. Io sento spesso parlare di speranza, ma scusate, non voglio essere presuntuoso, io vorrei dare un messaggio di certezza, non di speranza. Diceva, tu come fai a dare un messaggio di certezza? Io non sono un mago Zurlì, non posso produrre la certezza dentro nessuno, ma io credo che chi sta nell'amore, che crede nella forza, che crede nel regno universale di Dio, della pace, della giustizia e dell'amore, sente risuonare questa parola certezza nel proprio cuore. Perché non è possibile che tutto sia stato creato così meravigliosamente bello, giusto, con delle leggi veramente di sapienza universale, che a un certo punto chi ha fatto tutto questo dice, vabbè, c'è stato qualcuno che ha rovinato tutto, pace e arrivederci. No, non è così. La salvezza ci sarà sicuramente, ma io voglio dire, c'è anche da adesso. Io vedo tante persone che entrano in questo amore, che entrano in questa fede, in questa certezza, che già da adesso la loro vita cambia. Magari non cambieranno certi guai, ma loro cambiano, diventano più sorridenti, dicono ci sentiamo meglio, ci sentiamo più leggeri, il male ci colpisce meno, siamo persone nuove. Ecco, questo è il grande messaggio che ci viene anche da questo grande segno apocalittico del sole. Ecco, voglio anche citare quanto scrisse un testimone, dov'è qui? Allora, scusate, cioè, tra quei 70.000 presenti c'erano Questo? anche No, dei questo. giornalisti, e un giornalista del giornale, del quotidiano di Lisbona, Secolo, cioè il Secolo, ebbe a scrivere 2 giorni dopo aver assistito al grande miracolo del sole a Fatima. E scrisse questo: agli occhi sbalorditi di quella folla, il cui atteggiamento ci riporta ai tempi biblici e che, pallida di sorpresa, con la testa scoperta, fissa l'azzurro cielo, il sole tremò ed ebbe mai visti movimenti bruschi fuori da tutte le leggi cosmiche. Il sole ballò, secondo la tipica espressione dei contadini. Ecco, quindi ci fu veramente un eco grandissimo, no? E questo messaggio di Fatima, che ha fatto tanto, tanto discutere, no? Anche tra i ricercatori spirituali, tra quelli che volevano capirci,
Anche quando la Santa Sede del Vaticano ha pubblicato il messaggio, qualcuno ha detto, ma non è tutto lì, c'è una parte che non è stata data, e insomma, non ci mettiamo certo a pensare male adesso di tutti, però forse qualcosina la Madonna in più ha detto, anche perché non si capisce perché Giovanni XXIII e il successivo Papa abbiano aperto quella lettera sigillata che Lucia aveva dato, e dice Monsignor Capovilla, suo segretario, dice che Papa Giovanni impallidì e disse no, io questo non la sento di leggerlo, eccetera. Quindi qualcosa c'è. Però non possiamo assolutamente pensare che la Madre Universale abbia dato un messaggio terroristico, punto. No, la Madre Universale ha dato un messaggio mettendoci in guardia da cose che oggi stiamo cominciando a toccare veramente con mano, perché quando si comincia a leggere che potrebbero essere toccati dei bottoni che fanno partire una guerra nucleare, voi capite che lì i discorsi se ne vanno a farsi friggere, qui sono i fatti, contro i fatti c'è poco da discutere, no? Ecco, allora, siccome oggi anche noi incontriamo tante persone che sono spaventate, impaurite, avvilite e dicono, oddio, cosa succederà? Ma qui succederà una guerra mondiale, succederà una guerra nucleare, eccetera. A tutti diciamo, ecco, c'è un messaggio dato non solo a Fatima, non solo 42 anni fa a noi, non solo a Medjugorje dal 1981, eccetera, ma è un messaggio veramente universale che riecheggia da tutte le parti. Il quale messaggio dice siate certi che non permetteremo più di tanto. Qualcosa permetteremo perché se l'uomo non tocca con mano le conseguenze nefaste di certe scelte, secondo me ostinato, non capirà mai. E quindi l'Europa non è per una salvezza maggiore, per una salvezza totale che investe l'umano, lo spirito, tutto quanto, no? Ecco però. Questo ci deve consolare, questo è scritto in tutte le scritture. In tutte le scritture trovate questo, non solo quelle bibliche, anche in altre scritture. Lo trovate in tutti i veggenti o profeti seri, quelli affidabili, trovate sempre questi messaggi, no? A volte non sono da coloro che li riportano, hanno delle interpretazioni che vanno un po' riviste. Ad esempio, l'abbiamo già fatto anche altre volte, i 3 giorni di buio, no? Ma non vi aspettate che il Padre Eterno tenga il buio, non faccia sorgere il sole per tre 3 giorni. giorni, perché l'umanità impazzirebbe o che oscurasse il sole, no? Queste sono cose da leggere in chiave spirituale, c'è un oscuramento, tre è il numero di un tempo, di un disegno voluto non dal cielo, ma voluto da scelte degli uomini. Un tempo di grande oscurità, noi possiamo dire che in quei 3 giorni di buio ci siamo già entrati grandemente, ma abbiamo la certezza che quando usciremo da quei 3 giorni di buio noi vedremo una luce intramontabile, quella luce che tutti i mistici, e per mistico non intendo solo uno che va con le mani giunte, per mistici intendo tutti coloro che hanno dei contatti autentici con la dimensione celeste, con le dimensioni superiori, tutti quanti testimoniano, e angeli dell'astronave pure, che veramente là c'è una luce che per noi è inimmaginabile, la pienezza della vita, la pienezza della conoscenza, la pienezza della gioia, la pienezza della libertà così tanto calpestata nel nostro mondo, e questa grande dignità che è la libertà. Ecco, allora, in questa ottica, che non è l'invenzione di angeli in astronave o mio, di qualcuno, o di Pamela, che sapevi, no, è scritto da millenni, le profezie si sono avverate sempre. Abbiamo anche profezie più recenti, il cui avveramento è veramente, e magari un giorno ne potremo anche parlare, è avvenuto e sta avvenendo, alla virgola, al puntino proprio, no? Però spesso gli uomini, questi qua, dice, ma tu credi ancora, la frase famosa è tu credi ancora a quelle cose lì. E se tu anche gli dici guarda che ti sta succedendo quella profezia proprio a te, guarda, ah sì, vabbè, tanto
Chi è cieco non può vedere, non vede, e chi è sordo per scelta non sente. Ecco. Ma perché non lasciarsi illuminare dalla luce dell'amore, dalla vera conoscenza, dalla vera profezia? Perché lasciarsi trascinare, coinvolgere e abbattere da tutto ciò che è negativo, da tutto ciò che è oscuro, da tutto ciò che porta invece della gioia l'angoscia, invece della speranza, della certezza, la disperazione, invece della conoscenza, perché noi già sappiamo, noi sappiamo come andranno a finire le cose. Prima non tanto bene, ma dopo molto bene. Ecco, allora se noi entriamo in questa fede e chiediamo di essere illuminati e apriamo il cuore, perché è là che abbiamo il riscontro, è nel nostro cuore che abbiamo questa certezza. Dove andiamo a cercarla? Sui libri? I libri ci potranno aiutare se sono buoni i libri. Ci potranno aiutare anche le persone che questa luce magari ce l'hanno più accesa. Anche questo è un atto di fraternità. Ma il riscontro vero ce l'ha ognuno dentro di sé. Ecco, tante volte, come ho già detto e ripetuto, ho incontrato persone che mi dicono quello che tu hai detto in Angeli Astronavi è tutto vero e non hanno mai avuto manifestazioni, mai niente, ma il riscontro l'hanno avuto dentro. E quando tu il riscontro ce l'hai dentro, profondamente, nel tuo cuore, nella tua memoria spirituale, eccetera, non c'è nessuno che ti può convincere del contrario, non c'è nessuno che ti può portare fuori strada, non è possibile questo. Ecco, tra le varie manifestazioni del sole, ricordiamo anche che alla vigilia, era nel 1950, Pio XII stava per proclamare l'assunzione al cielo della Vergine Maria e anche lui ebbe questa manifestazione di questo sole rotante dai Giardini Vaticani. Anche se ufficioso, so che anche Giovanni XXIII ha avuto manifestazioni di questo genere. Insomma, non voglio prolungarmi troppo questa sera perché voglio anche dare spazio alle vostre domande, ai vostri interventi. Ecco, però quello che è importante di questo prodigio del sole è che non è fine a se stesso, cioè abbiamo visto un fenomeno fuori dall'ordinario, certo, ma cosa significa? Cosa ci ha detto? Che messaggio ci ha dato, ed è un messaggio isolato là quel 29 agosto sul Bracco, o è un messaggio già dato ovunque e che viene dato ancora ovunque per dare lo stesso messaggio? Ecco, queste sono le domande importanti che noi ci dobbiamo porre per fare tesoro di questi segni, di questi messaggi, di queste manifestazioni, per fare tesoro di tutto quello che ci può aiutare, sostenere, confortare, ci può dare delle risposte in questo tempo così buio che stiamo vivendo. Ecco, allora, se noi ci apriamo a questa luce, come dico, tutto potrà cambiare per noi, tutto potrà assumere un aspetto diverso, perché noi sappiamo, gli angeli, quando eravamo al termine di questi incontri che sono raccontati nel libro, ci dicevano: adesso voi sapete, adesso voi sapete. Ecco, io allora capivo sì e no cosa volesse dire adesso voi sapete, andando avanti l'ho capito sempre di più, sapere è importante. Sapere è non camminare nel buio, sapere è conoscere dove andremo a finire, perché questa è la domanda che io sento fare dopo. Diciamo, qui sta succedendo cose veramente fuori dal pensato, dove andiamo a finire? Ma di questo passo dove finiremo? Cosa succederà? Ecco, per cui queste risposte sono molto importanti, ma queste risposte le riceviamo se ci apriamo ai messaggi che, come alcuni dicono, dice: credete ancora a queste cose? E a cosa dobbiamo credere? Alle cose brutte?
o alle illusioni che ci dà questo mondo. Tutti parlano di pace, tutti parlano di giustizia, tutti parlano, ma nei fatti stiamo vedendo che le cose non stanno andando proprio così. Io non voglio dire che sia tutto brutto, c'è tanta gente buona, c'è tanta gente brava, ci sono anche tante iniziative che allargano il cuore, c'è solidarietà, c'è fraternità, aiuto a chi ne ha bisogno, aiuto a chi è vittima delle guerre, delle persecuzioni, di tante brutte cose, delle malattie, eccetera, no? C'è anche tanto, ma c'è anche, sfortunatamente, diciamo così, e realmente c'è anche tanto, tanto che in questi tempi non rende le persone tranquille e serene, ma le rende turbate, le rende pensierose, le rende incerte proprio su un futuro le cui nubi sono fosche, non sono proprio così lucenti. Ecco, io questa sera questo volevo dire, Vogliamo eh? dare Sì, spazio a adesso qualche diamo domanda? spazio alle domande. Allora, c'è intanto una domanda di Angela che scrive: io a San Damiano, vicino a Piacenza. No, più che una domanda, questa è una testimonianza e voglio partire da qui perché in questi anni, Giorgio, tu hai ricevuto anche tante testimonianze di persone che hanno assistito a questo evento, Come no? no? Certo, Moltissime. certo. Quindi iniziamo da questa testimonianza di Angela. Io a San Damiano, vicino a Piacenza, luogo di apparizione mariana, la veggente Mamma Rosa, fece una foto al sole e guardando la foto si vede proprio la sagoma della Madonna come se abbracciasse il sole. Sì, questo ci credo fermamente perché è successo anche a tante altre, cioè ci credo perché ce lo dice Angela, prima cosa, grazie Angela, però ci credo anche perché mi sono state mostrate tante foto che non potevano essere fotomontaggi, non potevano essere truffe, perché le persone che le hanno fatte, che me le hanno mostrate, sono persone che io conosco, persone delle quali non posso dubitare che si siano industriate a fare dei falsi, ecco. Ed è proprio anche questo uno dei segni, uno dei tanti segni, cioè queste apparizioni in croci della Madonna nel cielo, no? E quindi anche questo fa parte proprio di questi segni apocalittici ormai dei quali anche stasera abbiamo parlato. Poi Mariella scrive: buonasera Giorgio, è possibile che nel momento in cui recitiamo le preghiere rivolgendoci a Dio, alla Madre Celeste, agli angeli, si possa involontariamente instaurare una connessione telepatica con loro? Ci ascoltano? Grazie. Cara Mariella, sicuramente sì, puoi Mariella, sì. esserne certa, assolutamente. Cioè loro non hanno i problemi nostri che il cellulare non funziona o che ne so io, o che uno è un po' sordo, dice va, aspetta che mi aggiusto l'apparecchio, se no non ti sento, no? Ecco, loro questi problemi non li hanno assolutamente. Ci sentono sempre, loro hanno la possibilità e sono molto contenti quando noi ci rivolgiamo a loro, anche quando diciamo cose che loro già sanno, però hanno il piacere che noi gliele diciamo, perché così facendo è come pregare, è pregare, no? È come uno scambio di fraternità, è una richiesta di aiuto, è una richiesta di consolazione e chi prega seriamente sa che una risposta c'è, no? Ecco, quindi su questo io sono perfettamente d'accordo. Poi c'è la volta che uno la sente solo nel cuore, c'è la volta che magari danno anche qualche segno della loro presenza, di avere ascoltato, o succedono dei fatti per cui dici, ah, però mi hanno ascoltato, insomma, no? A volte magari uno si aspetterebbe una cosa e ne succede un'altra, però poi dice, però, guarda, no? Ecco, anche in questi giorni persone che hanno pregato hanno ottenuto cose diverse da quelle che loro pensavano. In un primo tempo pensavano che fossero negative e dopo invece ne hanno riconosciuto tutti i vantaggi di questa cosa che è Che è successa. successo? E Angela dice: siamo anche stanchi di vedere tutto questo male che sembra anche trionfare per ora. Ci
C'è molta preoccupazione in chat anche rispetto al nucleare, se magari Certo. leggiamo anche qualcosa. Carangela, sono molto d'accordo sui 3 puntini che hai messo per ora, no? Ecco, noi non dobbiamo mai pensare di essere lasciati in balia di chi vuole distruggere il mondo per motivi di potere, motivi egoistici, motivi che non sono certo facenti parte dell'amore, no? Ecco, quindi sembra, hai detto tu, sembra, no? Nel vedere, sembra anche trionfare. Sì, sembra anche trionfare. E ci sono anche tutte le profezie che dicono che per un certo tempo sembrerà proprio che il male stia trionfando. Ma c'è anche scritto che quando il male crederà di aver trionfato, invece la sua ricreazione è finita. Ecco, e questo fa parte anche proprio del messaggio che è stato dato anche a noi. Padre Celeste permetterà fino a un certo punto, perché rispetta la libertà anche dei figli birichini, però poi dice no, oltre questo no. Adesso qui deve subentrare l'interesse e l'amore di tutti, non di chi vuole agire a proprio scopo egoisticamente facendo del male. Quindi Angela, io per il messaggio e per tutte le manifestazioni che ho ricevuto, ti dico, per ora è giusto quello che tu hai detto e quindi non temere, sentiti sempre protetta e sappi che permetteranno qualcosa, ma non permetteranno più di tanto. Poi c'è Monica che scrive: Giorgio, ma allora tu sai qualcosa del terzo segreto di Fatima, visto che tu hai visto veramente la Madonna e Gesù? Cara Monica, il terzo segreto di Fatima dice chiaramente che ci sarà un tempo sulla terra dove il male, come diceva adesso Angela. Angela, sembrerà trionfare, però la Madonna poi dice il mio cuore trionferà. Immacolato, immacolato vuol dire pieno d'amore, senza tutte le cattiverie che ci sono qua, no? Ecco, quindi a Fatima è stato profetizzato. Adesso non entro nei dettagli perché altrimenti deviamo, ci vorrebbe una trasmissione apposta, però a Fatima, come altrove, la Madonna ha detto chiaramente che il mondo si sarebbe trovato veramente in gravi, gravissime difficoltà e in gravi pericoli. Ma alla fine ha detto il mio cuore trionferà, quindi il cuore di madre, quindi se trionfa il suo cuore vuol dire quello che sto dicendo, che non sarà permesso assolutamente più di tanto. E noi questa speranza, questa certezza, questa fede è giusto che l'abbiamo perché non ce la inventiamo noi. Ci è stata data e noi abbiamo tutti i motivi per crederci. Maria Luisa scrive: abbiamo bisogno di amore e giustizia. Eh sì, parole sante, abbiamo bisogno di amore e giustizia, però io dico sempre cominciamo noi a farlo. Perché siamo in tanti in questo mondo che credono nell'amore, non siamo pochi. Ah, scusa, vai E Giorgio. allora, se cominciamo noi ad essere operatori di amore, operatori di giustizia, di pace, anche se non è facile chiaramente essere operatori di pace e di giustizia in questo mondo, non è facile per niente, ma non è impossibile, perché noi abbiamo il loro aiuto. E ci hanno insegnato, anche la madre ci ha insegnato, che quel poco che riusciamo a fare ogni giorno di amore e di giustizia, questo lievita su un piano sottile, mentre il male è molto vistoso, molto rumoroso, sembra tutto lui, invece c'è tutto un movimento silenzioso che è il bene, che è con l'amore e la giustizia di cui tu parli, e a suo tempo questo si manifesterà. Verrà fuori con grande forza e potenza e di botto cambieranno i tempi. Ecco, questo è quello che sappiamo e crediamo. Grazie per queste tue parole. E poi sempre Maria Luisa esprime questa sua preoccupazione per il nucleare, no? E si chiede dove sono gli angeli, dice non vedo, non sento nulla e ho il cuore contrito per questa nostra povera umanità, sta sentendo di armi che stanno costruendo, di esperimenti che stanno facendo e quindi c'è Questa questa angoscia, certo. angoscia, sì. Loro hanno già fermato tante volte. Non so se, non conosco la vostra età, non so se vi ricordate
la crisi di Cuba. Oramai lì il Presidente degli Stati Uniti c'aveva il ditino sul bottone rosso e il Presidente della Russia lo stesso, no? Però vedete che non è successo poi, no? Ecco, adesso le cose sono un po' peggiorate, le armi sono più micidiali, gli animi sono ancora più arroventati in questo odio reciproco, in questa corsa al prevalere nel potere, eccetera, no? Però a noi è stato detto che più aumenterà la forza del male e più il Padre Celeste opererà per la salvezza. Questa misura noi la dobbiamo tenere presente, a Dio non sfugge. Tutto, dicevano gli angeli, è sotto l'autorità del Padre, il quale lascia liberi perché ha concesso un tempo. Nella Sacra Scrittura c'è scritto che il male si sta scatenando perché sa che ha ancora poco tempo. E allora lo scatenamento che vediamo adesso è un segno del poco tempo che resta. E questo ci deve dare grande fiducia. Non abbandoniamoci alla paura, non abbandoniamoci a ciò che ci porta fuori dalla verità di tutte queste profezie, di questi annunci, perché chi ha dato questi annunci e queste profezie vedeva il futuro, perché lassù è conosciuto anche il futuro, no? Per fortuna. Ecco, e allora è vero che noi dobbiamo vivere questo tempo, questi tempi che non sono proprio del tutto consolanti, ma noi che sappiamo, ecco gli angeli, ora voi sapete, noi che sappiamo dobbiamo vivere in questa certezza, in questa fede, sapendo che non sarà permesso più di tanto. E anche se ci saranno dei martiri, che ci sono angeli discesi per fare la loro missione. Quindi mi raccomando, niente angoscia, alzati la mattina, guarda il sole come diceva Fircon e sappi che la speranza è certezza della salvezza, non solo spirituale ma anche materiale. Il Creatore non permetterà con i suoi angeli che questa meravigliosa creazione sia distrutta da qualche folle, non lo permetterà. Alessio poi scrive: il mio cuore sa che i fratelli di luce arriveranno. Ogni volta che medito, prego, espando il mio spirito, il mio cuore vibra con una strana ma bella energia. Sono quasi impaziente, vorrei che arrivassero prima possibile. Vi aspetto a braccia e cuori aperti. Adesso che dobbiamo aggiungere? Queste cose ti faccio venire qui a parlare. Faccio venire. Bello, molto bello. Ecco, Bellissimo. questo che tu vivi lo vogliamo estendere a tutti, perché veramente questo ci dà le ali ai piedi e ci fa andare al di sopra di tante brutture, no? Poi abbiamo Cristina che scrive: gli arcangeli Michele e Gabriele hanno partecipato agli incontri sotto altri nomi? Allora, l'Arcangelo Gabriele consacrava con la sua spada di luce, consacrava la zona dove avvenivano gli incontri affinché non ci fossero interferenze negative, affinché non fossimo disturbati in nessun modo. E quindi l'Arcangelo Michele è stato sempre molto presente, anche se lui non si è mai materializzato. Quando si è fatto vedere era un giovane molto bello di luce. Gabriele ha fatto un intervento e ci ha spiegato un po' alcuni brani dell'Apocalisse che ci riportano a quello che anche oggi stiamo dicendo, cioè a questo tempo di grande tribolazione e poi finalmente al regno dell'amore universale con la venuta di Cristo. Però ti dico che l'Arcangelo Gabriele, un angelo dolcissimo, che anche lui non si materializza, ma si manifesta in veste di luce. Bueno, io l'ho vissuto, aveva una grande autorevolezza questo annunciatore, e quindi io so che questo ultimo tempo è sotto la protezione dell'Arcangelo Raffaele per tutta la cura che ha di noi, è sotto la protezione di Michele per la difesa dagli attacchi del male, ed è sotto diciamo, la protezione e la tutela di Gabriele per tutto quello che riguarda anche la nostra conoscenza, anche questi messaggi. Io dico sempre scherzando, lui è l'annunciatore, è il ministro delle poste e telecomunicazioni del cielo, ecco.
E quindi è molto importante. Di lui abbiamo avuto un'unica manifestazione apocalittica, cioè di spiegazione del brano dell'Apocalisse, dove si parla proprio di questo tempo, e in particolare ha citato Daniele, dove dice ci sarà una grande angoscia dei tempi, ma l'arcangelo Michele proteggerà, eccetera, eccetera, no? E poi parla anche di coloro che risorgeranno. Insomma, c'è tutto un brano del profeta Daniele che lui ci ha spiegato, però era molto, voglio dire la parola impressionante, ma in senso buono, nel senso cattivo, sentire con quale autorevolezza questo arcangelo così dolcissimo parlava e spiegava queste scritture. Ma hanno partecipato sotto altri nomi o si sono sempre No, presentati nella Michele e loro... Gabriele non hanno partecipato a incontri ravvicinati sul piano fisico, sempre solo sul piano spirituale. E sotto altri nomi, no? Si sono No, sempre no, 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 presentati... assolutamente. Poi, cara Cristina, è inutile, cioè, io non ho potuto scrivere tutto in Angeli in Astronave, perché cioè, ci ha voluto nel 1980, ci ha voluto tutta l'editore la pubblicasse così com'era. Se ci mettevo tante di queste cose, probabilmente non lo pubblicavo, perché i tempi non erano così maturi come oggi. Poi c'è Laura che scrive: io sono in una fase dove cerco di pensare positivo. Penso che dopo il buio ci sarà la luce. Prego tutte le mattine e il Padre nostro. Chissà se mi ascoltano in questa mia preghiera. Grazie. Laura, non avere dubbi, ti ascoltano, assolutamente sì, anche il padre ti ascolta. Anche se loro hanno 1 miliardo di persone che gli parlano tutte insieme, hanno la capacità di ascoltarle tutte una a una, come se fosse una sola che parla, non temere. Quindi la tua preghiera, i tuoi pensieri positivi, tutto quello che tu ci stai dicendo è un grande bagaglio di luce positivo che va a preparare, a affettare quel grande gioco. Facciamolo tutti quello che fa Laura. Non temere di non essere ascoltato, assolutamente. E poi in chat è arrivato anche il messaggio di Anna, Ah. che ci ha augurato una buona live, Pamela e Giorgio, e vedo tanti, tanti commenti poi Anna per te, Tamburini, cara Anna. devi guarire presto, hai capito? Ti aspettiamo. Come fa un'università senza il suo rettore magnifico? Devi Assolutamente, tornare presto. presto, presto. Allora, poi abbiamo Raffaella che scrive: più di una manifestazione del sole rotante si è manifestata a Paravati in Calabria diversi anni fa durante un'omelia sulla spianata di Paravati. Improvvisamente è apparsa nel cielo una grande croce. Poi ci siamo sentite invase da un profondo senso di pace. Cosa ne pensi, Giorgio? Certo, l'ho detto prima, può essere il sole che ruota, può essere una visione della Madonna, un'apparizione della croce, ho citato anche la croce. Tutti i segni questi che ci portano lo stesso messaggio. Ecco perché avete provato quella grande pace. Perché è un messaggio di pace, è un messaggio di conforto, è un messaggio che ci viene a dire la verità delle cose al di là di quei coinvolgimenti molto pesanti che questo mondo spesso ci butta addosso, anzi sempre di più, no? Ecco, quindi vedi, è un messaggio di pace, è un messaggio di speranza e certezza, è un messaggio che avvalora tutto quello che le profezie e le scritture ci hanno sempre detto, e che i mistici, veggenti, tutta l'informazione dal cielo che è attivissima, sono tantissime le persone che ricevono, sono tante le persone, c'è tutta una loro attività enorme, preparatoria, verso tutti coloro che sono i figli della madre, sono progenie della madre, tutti coloro che hanno a cuore che presto trionfi l'amore universale. Ancora Monica scrive: ma perché dicono che nei 3 giorni di buio, che durerà 72 ore, dobbiamo tenere delle candele benedette e l'immaginetta di San Benedetto appese alle porte? Grazie mille, speriamo che tutto andrà bene. Monica, abbiamo già detto che i 3 giorni di buio non saranno materiali. E se non ci sono 3 giorni di buio materiale, mi dice cosa ti servono le candele. Magari tieniti le candele benedette come una benedizione, per carità, nessuno vuole contraddire le candele benedette, ma la candela è simbolo di fede, di speranza, di certezza, è simbolo di luce, è simbolo di quella fiamma
dell'amore che deve ardere sempre dentro di noi. Questi messaggi vanno decodificati in maniera spirituale. Poi ci sono anche messaggi che si avverano fisicamente, ma questo delle 72 ore di buio, delle candele benedette, eccetera, eccetera, sono messaggi in chiave spirituale, non possono essere letti in chiave, diciamo, fisica. Ho citato quello che gli angeli ci dissero, che quando Dio fece il patto d'alleanza con Noè, gli disse che fino all'ultimo giorno ci sarebbe stato il giorno e la notte, le stagioni e tutto il resto. E quindi non credo che, se quel messaggio è autentico, Dio si contraddica, ma dice: ci ho ripensato, adesso mi beccate 3 giorni di buio fisico. Non è così. Maria Rosaria, ciao a tutti, ma quanto manca l'evento più importante che cambierà veramente? Mara Maria Mara Maria Rosaria. Rosaria, se tu lo sai, me lo fai sapere, perché nel Vangelo c'è scritto che non lo sa neanche Gesù, lo sa solo il Padre, e io dico: è bene che non lo riveli, perché se noi sapessimo quel giorno, chissà quante agitazioni, chissà quante cose, no? Però sappiamo che è vicino, questo lo sappiamo, ci sono stati predetti i segni che ci avrebbero detto che quel momento era vicino. I segni stanno galoppando, ci sono tutti, galoppano sempre più vistosi, sempre più veloci. E questo, carissima Mara, ci autorizza a pensare davvero che siamo vicini. E poi il messaggio che a noi è stato detto che quel tempo è molto, molto vicino. È stato detto a Fatima, è stato detto a Medjugorje, è stato detto a Garabandal, è stato detto tutte le apparizioni mariani, ma anche manifestazioni di Gesù. Prendi Luisa Picaretta, anche lei dice questo. Cioè, le manifestazioni di persone autentiche sono talmente tante, e i segni che ci sono stati predetti sono talmente chiari, e ce li abbiamo sotto gli occhi, per cui non possiamo pensare che quel momento sia lontano. Io di questo ne sono sicuro. Vorrei questa certezza potertela trasmettere, ma so che nel cuore ce l'hai anche tu, altrimenti non avresti fatto questa domanda. Poi c'è Giuseppe, dice: buonasera, amati fratelli, grazie per quanto fate. Domanda: nel nuovo mondo si saprà coscientemente tutto lo storico di un'anima e quindi dove lavorare per migliorarsi nell'amore? Assolutamente sì, non solo sul piano personale, ma anche sul piano universale, sul piano della storia, su tutti i piani. Ci sarà questa luce, questa grande consapevolezza. Appena si metterà il naso in questa nuova luce, in questo nuovo tempo, la nostra memoria, la nostra intelligenza, tutte le facoltà interiori acquisteranno immediatamente la pienezza della loro potenzialità, e potremo vedere e comprendere tutto. Questo un po' l'abbiamo provato quando siamo stati portati su. Poi, quando ti riportano giù, si restringe tutto nuovamente e torni in un oblio che di là però non ci sarà più. Andrea scrive: ciao Giorgio, ciao Pamela, ma secondo voi il miracolo del sole avvenuto a Fatima potrebbe essere stato effettuato da astronavi? Ho letto i libricini di Astar Sharan che dicono questo. Grazie mille. Beh, abbiamo detto che anche sul baracco c'era quel disco che girava davanti, quindi. Però quando a Fatima il sole comincia a ballare e comincia a zizzagare e sembra precipitare, insomma, però non cambia la sostanza della manifestazione, non cambia la sostanza del segno che sia stato fatto avvenire tramite, diciamo, astronavi o tramite altre maniere. Quello è il grande segno di cui oggi abbiamo parlato anche, e che è stato voluto dare, no? Ecco, quindi ci sono delle manifestazioni dove, come subacqueo, sono prodotte proprio da presenza di dischi astronavi. Ci sono altre manifestazioni invece che vengono prodotte su altri piani, su piani più sottili. Perché voi sapete che non c'è solo la materia fisica, ma c'è quella astrale o cosmica, c'è quella o animica, c'è quella spirituale. E quando da sopra si agisce anche su altri piani, ecco che noi, vedendo l'altro piano, vediamo cose che la fisicità non fa.
Ecco, quindi diciamo i modi possono essere tanti, però quello che credo che sia la cosa più importante è il messaggio che viene dato, è lo scopo per cui vengono date queste manifestazioni. Allora, ancora Maria Luisa scrive, sulle scritture c'è anche scritto che perirà un terzo dell'umanità, che si avveleneranno 2/3 delle acque e che ci sarà una grande tribolazione per tutti. Solo gli eletti potranno salvarsi, anche se potranno morire anche loro, ma risorgeranno in un nuovo cielo e una nuova terra. Cosa ne pensa? È il momento, sembra si avverino tutti i segni E previsti. certo, siamo entrati in quel momento, non è ancora compiuto quel momento, ma ci siamo chiaramente entrati. Poi i 2/3, eccetera, sono, cioè la Sacra Scrittura, l'ho detto altre volte, ha un suo codice profetico che bisogna leggere a volte non alla lettera, no? Anche l'Apostolo Paolo scrive nelle sue lettere che leggere la Sacra Scrittura alla lettera non, tante volte non va bene, bisogna capirne il senso profetico. Quindi se i 2/3 dell'umanità, se un terzo dell'umanità, se 2/3, cioè dà un'idea, diciamo, delle proporzioni. In effetti molte persone, quando si dice periranno, vuol dire che non verranno sollevate, non entreranno in quella che l'Apocalisse al capitolo 20 chiama la prima risurrezione, ma saranno portati, sempre come dice l'Apocalisse, ai quattro angoli della terra. Cosa vuol dire? Vengono portati in mondi dove possono continuare a fare delle esperienze ancora negative, ma non possono più tormentare i buoni, le persone giuste, non possono più fare violenze e sopraffazioni su dei loro fratelli che invece vogliono assolutamente l'amore e non sono d'accordo su questi sistemi di potere negativo. Ecco, per cui poi avranno un tempo anche loro per poter capire e ravvedersi il potere. Però certo, più uno si ostina nel male, più che dovrà anche soffrire, perché uscire dal male dell'ostinazione implica poca gioia e molta sofferenza. Quindi questo periranno, dobbiamo vederlo in questo senso. Se loro fossero portati in un mondo di amore e di pace, e questo amore e questa pace non ce l'hanno dentro, non gli farebbero un piacere, non sarebbero, si troverebbero molto a disagio, e ricominceremo la storia che c'è adesso, no? La mescolanza di buoni e non buoni, con martiri e persone che soffrono, e anche questo è un compito, una missione, chiaramente, no? Come Gesù ha fatto. Però allora questo non ci sarà più. C'è un punto del Vangelo molto forte dove dice saranno separate le pecorelle dai capri, no? Nessun disprezzo per i capri, sono immagini, sono parabole, cioè verrà separato l'olio dal grano, cioè chi ancora vuole essere l'olio dovrà sperimentare ancora i frutti dell'olio, ma non più poter tormentare il grano, quelli che vogliono essere grano. E anzi, la missione di questo grano tormentato dall'olio a quel momento finisce, missione compiuta. Abbiamo dato, abbiamo. Qualcuno ha sacrificato anche la propria vita, tanti, e questo darà frutti anche per loro, ma non potrà più esserci questa missione di mescolanza per la salvezza di tanti. Una parola vorrei che insomma la dicessi per Laura che scrive: Caro Giorgio, la sua è un figlio dal 2008 e la mia vita è cambiata da quell'anno. Quindi hai un angelo, no? La sua è un angelo. Tuo personale, un angelo molto bello. E questo, se umanamente, capisco che è un grandissimo dolore, uno dei dolori più grandi che esistano, però da un altro punto di vista è una grande fortuna, un grande onore, no? Quando poi saremo di là, ecco che la sfortuna finisce, ci sarà solo il lato fortunato. E quindi questo è un valore grandissimo. Mi è successo di dover testimoniare angeli in astronave a persone come te, a genitori che hanno perso un figlio o dei figli, a delle mamme, dei papà. E alcuni di loro sono entrati in una grande fede, come mi sembra anche di sentire dalle tue parole, e quindi è diventata una missione sia da parte del figlio sia da parte di chi è rimasto in questo mondo.
con il vuoto fisico, umano, diciamo, ma questo vuoto vedo che quando c'è fede, quando si conoscono i messaggi e si accolgono, vedo che questo diventa veramente una grande luce, diventa un grande mezzo anche per aiutare chi soffre, per aiutare altre persone che soffrono o per aver perduto una mente dei figli o anche per altri dolori. Sono persone che hanno un grande potere di conforto, di sostegno e di fede verso tutti quelli che gli si avvicinano. Diventano proprio dei missionari speciali. Poi abbiamo Cristina, fa questa domanda, una curiosità, come mai chi è contattato in forma cosmica non è seguito dal male, mentre i veggenti sono quasi sempre seguiti da Satana? Seguiti credo che abbiano fatto delle esperienze, forse sono... Beh, Cristina, io ti posso dire che anche i contattati non è che siano risparmiati molto dal male. Cioè il male si arrabbia, no? Si arrabbia perché dare una testimonianza di luce, insomma, è scomoda per il male, no? Però io credo che ci sia un motivo, cioè i contattisti sono persone che non hanno visto solo spiritualmente, ma hanno visto anche fisicamente. I veggenti invece che tu citi probabilmente sono quelli che hanno visto solo il resto di luce, quello che gli altri anche presenti non vedevano. Ecco, quindi il contattista ha un contatto più completo, più forte, più testimoniale ed è chiaro che deve avere maggiori protezioni perché altrimenti il male lo attaccherebbe su tutti i piani, anche su quello fisico pesantemente, questo lo dico anche per esperienza personale. Quindi questa distinzione che tu fai è una cosa reale, però è vero quello che tu dici, proprio per il motivo che ho detto adesso. Cioè là c'è una difesa sul piano spirituale dove il male ha più campo. Qua, essendoci una testimonianza che va anche sul piano fisico, gli viene lasciato meno campo, perché altrimenti sarebbe una distruzione totale, altrimenti sarebbe proprio una usurpazione della realtà umana, fisica e tutto il resto dell'uomo. Questo non viene permesso. Allora, ecco Nicoletta, avremo un corpo più sottile nel nuovo mondo? Un corpo, se tu per sottile intendi non pesante come questo, non pieno di guai come questo, sì, più sottile. Però più sottile non vuol dire meno potente. Avremo un corpo glorioso, avremo un corpo come quello di Gesù nella risurrezione, un corpo che può materializzarsi, smaterializzarsi, che può fare tutto quello che chiaramente oggi il corpo materiale non può fare. E io dico sempre che là noi faremo anche quelle cose che noi diciamo che avvengono solo nelle fiabe, perché se quello che avviene nelle fiabe, nei cartoni animati, lo portiamo nella materia, è fiaba. E là invece la fiaba è realtà. Quindi avremo un corpo meravigliosamente forte, reale, però non pesante come questo, non con tutti i guai che comporta questa materia che stiamo vivendo oggi qua. E poi Monica ti dà questa testimonianza. Giorgio, volevo soltanto dirti che l'Arcangelo Raffaele nel 2021 a Genova mi ha dato la speranza di guarigione per mia mamma e devo dire che ad oggi mia mamma è ancora qui con noi. Grazie Raffaele. Evviva Raffaele, medicina e guarigione di Dio. Un giorno Gesù mi disse che se noi pregassimo di più Raffaele, avremmo tanti aiuti e anche guarigioni. Dipende anche dalla nostra fede, no? E tu l'hai avuta e quindi tua mamma sta bene. E Tiziana scrive: Caro Giorgio, non so come avete fatto a non impazzire quando i fratelli se ne sono andati. È una domanda, come avete fatto a Beh, non c'è scritto impazzire? negli angeli astronave, Fircon ci disse chiunque al vostro posto impazzirebbe, ma voi non impazzirete. Perché c'è un aiuto, chiaramente non ti danno certe manifestazioni poi lasciandoti impazzire, c'è un aiuto tangibile. Loro ci hanno fatto anche sperimentare che nei momenti in cui questo aiuto non c'era, i guai c'erano, si poteva anche impazzire, ma poi ci hanno fatto vedere
che invece con il loro aiuto tutt'altro che impazzire, c'è la pace. Bene, poi abbiamo. Allora, vediamo questa. La comunicazione e la comunione con il cielo è possibile. Grazie per ricordarcelo. Non è mai stato del tutto negato dalla Chiesa, ma forse un po' nascosto. E in noi questa possibilità ed è utile saperlo. Grazie, grazie. Rispetto al discorso, credo, della preghiera che abbiamo fatto prima. Questa Che è Carlotta questa. è Carlotta, sì. Grazie Carlotta per aver sottolineato questa cosa così importante. Allora, io sto sempre scorrendo i vostri messaggi. Intanto ci sono tantissimi messaggi di pronta guarigione per Anna, tutti la vogliono qui, manca. Tanti messaggi di amore, bellissimo. Ecco, mi pare che più o meno. Beh, anche perché ci avviciniamo alle 11, Eh sì, ci avviciniamo poi alle c'è anche chi 11. domani mattina deve lavorare, Sì, non so se vuoi dare ancora uno sguardo a questi. eh? Allora, Cosa Rossella, grazie tante fratelli per la vostra testimonianza. Volevo chiederti, Giorgio, se a tuo parere il grande avvertimento profetizzato a Garabandal è ormai prossimo. La veggente di Trevignano ha detto che dovrebbe venire a breve. Cosa ne pensi? E sì, poi anche prima scorrendo ho letto un altro messaggio sempre sull'avvertimento di Garabandal. Forse se vuoi dire qualcosa, ecco, su questo, poi magari chiudiamo. Ma sì, vorrei dire questo, l'avvertimento avverrà sicuramente, non è lontano, come dicevo prima, i tempi ormai corrono e tutti i segni ci dicono che è vicino. Però non dimentichiamo che gli avvertimenti già dati e quelli in corso sono tanti. Poi ci sarà l'avvertimento con la maiuscola, ma gli avvertimenti sono già tantissimi. E per avvertimento non dobbiamo intendere solo una cosa negativa, l'avvertimento è una cosa positiva. È il momento nel quale da sopra ci dicono concretizzate la vostra scelta, non titubate, non rimanete a metà strada perché oramai stiamo per chiudere e si sta per aprire il tempo meraviglioso. Ecco, quindi facciamo che l'avvertimento ci colga mentre abbiamo raccolti tutti gli avvertimenti possibili per essere pronti a quel grande momento che per alcuni sarà brutto, molto brutto, se vogliono il male a tutti i costi, ma per chi vuole l'amore sarà un momento di grande gioia e di grande felicità. Senti Giorgio, questa domanda non possiamo non rispondere. Io credo in Dio, Maria Luisa che scrive, io credo in Dio, in Gesù, nella Madonna e negli angeli. In questo periodo non sto bene, ho un sacco di dolori, invoco Raffaele e i fratelli dello spazio. Forse sbaglio in qualcosa? No, continua a chiedere, bisogna insistere a volte, ci sono dei perché, bisogna insistere, anzi ti dico che noi metteremo anche nella nostra preghiera a Raffaele, alla Madre e al Buon Dio e agli angeli, metteremo la nostra preghiera perché tu possa non avere più così tanti dolori e tu possa stare meglio, te lo promettiamo. Bene, mi sembra che più o meno, forse qualche domanda è sfuggita ancora, ma più o meno abbiamo scorso tutta la chat. Avremo tante altre occasioni comunque per approfondire, Certo, per stare insieme, sempre ringraziando magari Anna ci ed sarà anche Enrico. Anna, ci sarà, Certo, no? prossimo, ricordiamo anche il prossimo appuntamento che sarà giovedì 26 maggio, sempre qui con la Lux e sarà presente di nuovo con noi anche Anna. Ringraziamo sempre Ringraziamo tutti e Enrico ringraziamo Enrico. per questo mezzo che ci offre, veramente provvidenziale. E quindi grazie Enrico, grazie. E grazie a tutti voi per il vostro cuore, per la vostra partecipazione, per il vostro amore Per la vostra che arriva. presenza molto molto bella a questi nostri incontri. Grazie. Voi siete amici e fratelli e sorelle, quando dice fratelli e sorelle, insomma. Ecco, siamo spiritualmente come una grande famiglia, eh? Siamo i figli di quella madre vestita di Bellissima, sole che della quale combatte il abbiamo parlato dragone, oggi e ma la madre l'altra volta. vince, eh? E i suoi discendenti vincono. Un abbraccio carissimo a tutti e Un alla prossima. bacio. Un bacione. Buonanotte, fate Buonanotte a dei bei tutti. sogni e cercate di essere sempre nella pace, nella gioia e in quell'amore che avete nel cuore. Un abbraccio, a presto.